Fedelissimi guaci, amici carissimi, bentornati o benvenuti sul mio canile. Io sono il Rafman e oggi vi voglio presentare il mio portadadi personalizzato, che in realtà è un semplice contenitore per la minuteria che io ho adattato in questo modo. Allora, innanzitutto apriamolo. Lo potete trovare davvero dappertutto, su Amazon, su Wish, dappertutto. Allora, primi 4 slot ci sono i dadi, ci sono 4 set di 7 dadi l'uno, suddivisi in colori differenti, che è anche facile prenderli. Per esempio, se mi servono, mi dovessero servire 4 dadi a 10 facce, io ne prendo uno nero, uno bianco, uno rosso e questo è da 8, ok? Opla, che ci sto già sfasciando tutto. E uno blu e il gioco è fatto. Poi, opla, qui invece nella parte centrale abbiamo i dadi un pochino più particolari, come questo bellissimo dado a 6 facce a forma di proiettile. Questo sì che l'ho preso su Temu, ma non ditelo in giro, che unito a questi due fantastici dadi sempre a 6 facce sanguinolenti utilizzo per i miei playtest, il playtest del mio prossimo gioco che spero prima o poi vedrà la luce. E niente, poi vabbè, altri dadi a 6 facce. Ah, ne abbiamo un altro di ferro qua, molto bello, sempre per fare pandan con questi, vabbè, discorso a parte. Appunto, poi abbiamo tot dadi a 6 facce, tutti dello stesso colore, che utilizzo per i Forged in the Dark o i dadi che li utilizzo in gran quantità, in gran numero. Dopodiché, fatemi di nuovo rimettere tutto al suo posto, perché altrimenti da pasticcione quale sono, prima o poi perdo qualcosa, come è già capitato e sempre capiterà. In questo slot di 3 spazi uniti ho il cancellino per la lavagna, poi vi mostrerò bene il tutto, il temperino per le matite, una gomma storica che è brutta ma davvero ha un suo significato, ha una sua importanza emotiva, diciamo così. Questi qua sono dei magneti che la mia compagna mi ha regalato per lo schermo di master artigianale in legno, che poi un giorno forse vi mostrerò, anzi sicuramente vi mostrerò. Opla, vedete come si attaccano bene l'uno con l'altro. E poi abbiamo i token per le mappe che io normalmente utilizzo e che qui ho raccolto per praticità all'interno di una comunissima bustina che a sua volta conteneva dei dadi, se non ricordo male, che utilizzo nelle mappe da battaglia tattiche quando devo arbitrare giochi vecchia scuola. Quindi parliamo di AD&D, del vecchio Dungeons and Dragons, o comunque dei giochi che si rifanno a quella filosofia di pensiero che secondo me è ancora molto attuale, molto, molto valida oggi. Sempre materiale per futuri video, se ne avrò la voglia. Allora, c'è nient'altro qua? No, rimettiamo tutto al suo posto, sempre per il motivo di prima, che altrimenti perdo tutto. E qui poi abbiamo invece, infine, le matite e pennarelli vari. Abbiamo le classiche matite, appunto, ecco qua, temperabili, perché a me le micromine non piacciono, le trovo anche abbastanza scomode. E poi una una penna per tablet e smartphone, che utilizzo in alcune occasioni quando per esempio preparo delle mappe in formato digitale su Canva, rigorosamente su Canva, vi prego non insultatevi, e che poi appunto ho bisogno di scorrere e di proiettare su un secondo schermo per il mio gruppo, per i miei amici. Quindi rifatemi imbustare il tutto se ci riesco, vi prego, sì, ce l'ho fatta. Poi io utilizzo anche altre lavagnette cancellabili
abbastanza tradizionali, anzi decisamente tradizionali, che sono quelle che tutti noi abbiamo imparato ad apprezzare ed amare dagli anni 60 in poi. A proposito, se sapete, se avete idea di quale che sia l'anno di produzione della prima lavagnetta cancellabile, scrivetelo nei commenti, ma c'erano già da quando ero ragazzino io e non sono più tanto giovane, quindi penso che girino da un po', in diversi formati. Questo è quello di Mouse Ritter? No, vabbè, comunque, questa è la seconda. Questa è quella di Mouse Ritter, che è griffata, del bundle, del topo bundle di Mouse Ritter del video precedente, che vi invito ad andare a vedere. Bellissimo Mouse Ritter, poi preparerò un video apposito appena un po' di tempo. E infine questi sono i pennarelli per un'altra matita, ok, per le lavagnette, scusate, per le mappe normali, quindi quelle esagonali e quadrettate, che però non funzionano con questi, nel senso che non sono propriamente lavabili, ma bisogna utilizzare questi pennarelli ad acqua, altrimenti come ho fatto già casino io, rimane il segno e ciao, avete buttato via 30 euro se sbagliate. Quindi pennarelli lavabili, pennarelli per lavagnetta cancellabile e matita normale, e dicevamo anche stilo pennino per tablet e smartphone. Poi altro pennarello nero ad acqua. Qui abbiamo un dado che non mi stava da nessun'altra parte, che è fichissimo, che da un po' che stavo puntando nei vari negozi, nei vari siti specializzati, che è il dado locazione. È un dado da 12, gigantesco, non pensavo fosse così grande, e ogni faccia è praticamente una parte del corpo, quindi abbiamo in questo caso il braccio destro, qui abbiamo la testa, qui abbiamo il ventre, ed è utilissimo nei giochi appunto old school, perché tu lo tiri. Tra l'altro guardate cosa si può fare anche con questo contenitore, si può utilizzare come lanciadadi, perché ha un perimetro ben definito, abbastanza alto, che impedisce ai dadi di strabordare. Ecco, l'ho appena fatto. Basta non essere troppo irruenti, insomma, avete anche una piccola plancia da utilizzare al bisogno, se non volete proprio lanciarli platealmente a centro tavola, o sì, a centro tavola, perché normalmente si lanciano così. Io li lancio sempre a vista i dadi, non è mia consuetudine lanciare dietro lo schermo, perché io ho la mia filosofia di gioco, che secondo me dovrebbe essere la filosofia di gioco. Non bisognerebbe mai barare di fronte ai giocatori. I giocatori devono sapere, capire, avere bene in mente quello che stanno giocando, e poi i tiri vanno fatti non di nascosto, insomma, all'aperto. Bene, ecco fatto, rimetto tutto dentro se riesco. Il video sarà venuto molto male, penso, suppongo, ma comunque ve lo beccate così com'è, perché non ho più tempo e voglia di editare o di perdere appunto ulteriore tempo in cose che alla fine non servono, perché insomma l'essenziale ve l'ho detto. Continuate a seguirmi se volete, altrimenti no. Io d'ora in avanti parlerò soltanto esclusivamente di giochi di ruolo e affini, e dei giochi che gioco e scrivo io, quindi accontentatevi oppure disiscrivetevi, andate via, basta, questa è la mia strada, ve l'ho detto. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.